Fabbricare palline da baseball per professionisti non è un gioco. Queste palline vengono costruite precisamente secondo gli standard della federazione e incredibilmente questi standard risalgono al 1872. Ogni pallina è uniforme per circonferenza e peso, in modo che la partita sia una gara regolare. La gente impazzisce per queste palline da baseball professionali e nel cuore di ciascuna c'è un centro chiamato pillola. La pillola è più piccola di una pallina da golf, ha una circonferenza di circa 10 cm e mezzo. All'interno dell'alloggio di gomma della pillola c'è una sfera di sughero. Viene versato del collante a base di lattice su centinaia di pillole all'interno di un cestello. Dei rulli fanno girare il cestello per ricoprire uniformemente le pillole con il collante. Questo collante non si asciuga mai completamente, le pillole restano appiccicose al tatto. Poi viene avvolta della lana a 4 strati attorno alla pillola. Questa macchina fa girare la pillola per avvolgervi attorno il filo. Sostanzialmente, questa matassa ispessisce la pillola. È la prima volta che a una telecamera viene concesso di riprendere questo macchinario esclusivo, per cui non possiamo mostrarvi tutto. Viene avvolto un secondo strato di lana attorno alle pillole. Questo filo è a 3 strati e ispessisce ancora di più la pallina. Per una terza matassa viene usato dell'altro filo a 3 strati, ma un po' più leggero. I diversi strati di filo sono quelli che conferiscono elasticità alla pallina, in modo da riacquisire la sua forma malgrado sia colpita ripetutamente. Per la matassa finale viene usato un composto di lana molto più sottile che darà una superficie più liscia. La pillola rivestita si chiama centro. Viene pesata e ne viene misurata la circonferenza, che deve essere di 22 cm e mezzo. Viene introdotto del collante in un cilindro rotante e i centri vengono inseriti al suo interno. Mentre girano, i centri assorbono la colla e le fibre a volte aderiscono l'una all'altra. I centri asciugano all'aria per 48 ore ma restano appiccicosi. Usando questa pressa idraulica vengono tagliate delle sagome a forma di otto nel cuoio, complete di fori attorno al perimetro che consentono loro di essere cucite sul rivestimento delle palline. Ma prima viene impressa la data e il numero di lotto. Poi vengono avvolte in panni bagnati. L'umidità renderà il cuoio abbastanza flessibile da essere cucito. Viene distribuito il collante a base d'acqua su un lato delle sagome che aderisce al cuoio umido. Vengono compresse 2 sagome sulla superficie appiccicosa del centro. Un incastro perfetto. La pallina rivestita in cuoio viene fissata a una morsa e poi cucita. Lavorando con 2 aghi, un addetto fa passare il filo attraverso il centro della pallina e attraverso i fori delle parti in cuoio per cucirli l'uno all'altro. Della cera viene passata sul filo per irrigidirlo, perché se si allentasse tenderebbe a aggrovigliarsi. Quando si tratta di cucire, questi operai formano una squadra a sé. Eseguono rapidamente 108 punti per ciascuna pallina. Ci sono 350 cucitori in questa fabbrica e producono dalle 8 alle 10.000 palline al giorno. Sono tantissimi fuori campo. Il punto finale attraversa il centro della pallina ed esce dall'altra parte. Poi il cucitore esegue dei punti a forma di V per dare alla pallina un aspetto e uno spessore consistenti. Ora le palline arrotolano in una pressa che ne leviga le cuciture. Le palline più lisce sono più difficili da prendere e rendono i lanci più difficoltosi per i professionisti. Infine, una stampante a 3 testine imprime il marchio di fabbrica, il logo della federazione e la firma del committente. Con dei cicli di asciugatura ci vuole 1 settimana per fare una pallina da baseball professionale. Verrà colpita e lanciata fuori dal campo da gioco, ma è questa la vita nelle grandi squadre. Thank you.